Casaleggio Associati, il quartier generale del Movimento 5 Stelle a Milano. Meglio che non rilascio dichiarazioni. Meglio che no, perché non mi va in questo momento. Ma il documento dice che bisogna andare più in televisione. Dovete essere meno saccenti, meno professorini. Bravi. Ma scusa, fammi questo documento, no? Quale documento? Questo documento interno che è uscito sul futuro dell'organizzazione non della comunicazione letto. Dei 5 Stelle. Neanche l'ho letto. Ma in Europa tu ci vai con che idea? Cioè, abbiamo il programma, raggiungere gli obiettivi del programma. Ma un'alleanza con Lega e UKIP può essere nelle tue corde? Senti, ma perché se uno vi dice che è meglio non fare l'intervista? Ma non ci puoi non dire niente, primo giorno. Niente? Scusami, sapete come si entra? Sì, glielo spiego se mi dice dove è stata letta. Scusate, dov'è il... forse era fuori campanello. Comunque la Casaleggio è... CA. Ah, ma io vado altrove. Dove va? Io vado qui alla Camera Nazionale della Moda. Primo incontro sulle regole del Parlamento Europeo. Dopo, ma voi siete favorevoli all'accordo con Lega, UKIP? Dopo quando? Oggi si parlerà del primo incontro sulle elezioni europee. Cosa si aspetta? Allora, parliamo, dobbiamo conoscerci innanzitutto perché non ci conosciamo neanche tutti i 17 eletti, quindi penso a una riunione informale. Parliamo. Sulle alleanze cosa pensi? Dobbiamo parlarne, quindi è inutile parlare di cose di cui ancora non abbiamo discusso. Ma questo primo approccio di Grillo con Farage, con Salvini, mi sembra un'alternativa? Non lo so, dobbiamo guardare tutti gli scenari, è inutile parlare di cose di cui ancora non abbiamo discusso. Lei è di sinistra o di destra? Io sono un cittadino, come tutti gli altri 60 milioni di italiani. Ormai le ideologie sono finite con la caduta del muro di Berlino, ragazzi. Questo documento sulla della comunicazione che critica l'atteggiamento di Grillo e Casaleggio, le scelte, condivide, da dove arriva? Non lo so, non l'ho neanche letto, ragazzi, non ne ho idea. Dice che siete troppo professorini, che siete poco in televisione. Lei è pronto a cambiare questo stile? Sì, noi siamo delle persone, siamo dei cittadini normali, non sono... Siete pronti a questo primo incontro sul Parlamento Europeo? Assolutamente sì, ci faremo una bella chiacchierata. Avete delle idee su alleanze o possibilità? Naturalmente ne abbiamo tante, però prima dobbiamo discuterne, dobbiamo giustamente, condividerle. No? Dobbiamo condividerle. Salvini e Farage potrebbero essere davvero degli interlocutori per voi? Vedremo. Ma siete di destra o di sinistra? Questo ce lo dite? Lo chiedete al Movimento 5 Stelle, siamo un movimento post-ideologico, va da sé che non siamo né di destra né di sinistra. Buongiorno. Primo incontro sul Parlamento Europeo. Sono in ritardo, scusate. E quindi non si parla? Sono in ritardo, grazie. Anche della riunione? Non ci dice niente? Di qua. Buongiorno. Primo incontro con Casaleggio, cosa vi direte? Cioè, non lo so, ma questa apertura alla Lega, a UKIP, può essere un'alleanza tra i non scettici? Di che cosa avete parlato? Quattro ore solo per conoscersi è un po' troppo. Dice lei, non ha mai fatto una riunione, si vede, scusate, devo andare. Ma sul avete parlato anche della linea da tenere in Europa? No. Senta, sono solo una riunione organizzativa. Posso Senta, andare? Sul documento segreto alla Camera? Non lo so, noi non lo conosciamo, al Senato non l'abbiamo letto. Ma ci sarà un cambiamento del metodo di comunicare del movimento? Oddio, scarpa. Cambierete il modo di comunicare? Ci sono sempre dei cambiamenti. Ma da dove è uscito questo documento? Voi non avete un documento interno prodotto dalle staff della Camera per fare delle analisi, come fanno tutti gli staff di qualsiasi organizzazione, credo. Quindi non doveva uscire probabilmente, ma non è neanche un documento condiviso, sono delle idee buttate giù che non sono state condivise, quindi non rappresentano il pensiero del movimento, uno vale uno. Salterà qualcuno? Non credo. Ma chi l'ha fatto uscire? Avete parlato anche non lo sappiamo. Avete parlato anche di quello che sta succedendo in rete? Sulle dimissioni di Grillo e l'incontro con Farage? Sulle dimissioni di Grillo si è espresso sul blog. La sua posizione è quella. Andatevi a leggere il post, è firmato Giannulli. Grillo non ha nessuna carica del resto. Ciao, cosa vi siete? La
ma conosciuti, grazie. Hanno picchiata, no? No, no. Il suo nome? Io Marco mi chiamo, grazie. Sulle alleanze stiamo vagliando tutte le possibilità, l'ultima decisione poi verrà presa dalla rete. Grazie. Ma il fatto che Grillo oggi abbia detto Farage non è xenofobo, anzi è simpatico. Basta, ci siamo conosciuti, che è la cosa più importante. Abbiamo cominciato a familiarizzare. Chiedetelo a lui, scusate. Sulle alleanze? Sulle alleanze? Non ci... Siamo venuti da delle regioni differenti, quindi è normale che ci debba essere un momento in cui prendiamo confidenza l'uno con l'altro. Per l'alleanza abbiamo tanto tempo anche nei prossimi giorni, valuteremo tante ipotesi. È un inizio un po' difficile, no? No, perché? Per la storia del movimento. Io vedo grandissimo ottimismo e siamo contenti di un risultato che ha confermato che questo non è un voto di protesta, ma è un voto di convinta adesione da parte di più di un quinto dell'elettorato italiano. Quindi noi siamo molto positivi, molto determinati e non vediamo l'ora di cominciare a lavorare con per portare un po' di informazione su quello che si fa in Europa. Questo è il pensiero anche di Casaleggio? No, ci diamo a questa tematica il giusto punto. Vi ringrazio. No, è un momento assolutamente tranquillo, abbiamo consolidato il voto, siamo contenti e ci stiamo conoscendo e faremo un gran lavoro, perché adesso cominceremo questo percorso, ci conosceremo, andremo a vedere cosa succede, lo decideranno i cittadini, facciamo quello che abbiamo sempre fatto, non c'è niente di strano, niente di nuovo, va? Siete preoccupati per un'alleanza con Ma no ragazzi, noi dobbiamo valutare le cose e poi le facciamo scegliere i cittadini, le varie opzioni, ci sono tanti gruppi che sono entrati. Vabbè, ci siamo conosciuti, ci voleva conoscere presumibilmente. Fate passare per favore. Attenzione. E cosa mi siete detti? L'ha preso il malo. Si racconta? Cosa fa Grillo? Si nasconde? Perché non scende a parlare con i giornalisti? E lei? Com'è l'umore lassù? Continuiamo a scavare il carbone. E dove ci sono? Come che si sono? Legga, Casaleggio Associati. Secondo piano? C-A. Deve digitare K. Ah, C-A. È scritto lì. C-A. Richiamo. Sì, qui. Pronto? Pronto? Salve, senta, io sono Villa Valerio del Comitato 9 Dicembre MPL. Volevo depositarle una proposta che facciamo per il Movimento 5 Stelle. Ma gentilmente lasciarlo al custode. Se poi mi fa dare una risposta, perché noi stiamo facendo una proposta per unificare tutte le forze che sono contro il sistema, visto quello che le elezioni non sono andate bene, da solo il 5 Stelle non riesce ad essere quella forza che può scardinare tutto, insomma. Le lascio, che ci sono anche qua giornalisti a cui ho fatto il comunicato stampa. Sì, può lasciarlo gentilmente al custode. Va bene, la ringrazio, Sandro. Io sono Villa Valerio, di Milano Piazza Loreto. Forcone. Comitato 9 Dicembre. E noi vogliamo fare questa proposta di alleanza delle forze che si oppongono. Sì, però il Movimento 5 Stelle ha sempre detto alleanza. Ma adesso quando è solo da soli cosa fanno? Ha visto che non riescono a fare niente con. Va bene, eccoci, attento a tasso. C'è posta per Casaleggio. Cosa non ha funzionato in questa campagna elettorale? Ma per me invece la campagna elettorale ha funzionato. Io le posso dire che secondo me le persone si stanno svegliando nonostante quello che si pensa e sono ben fiera di aver fatto parte di questa rivoluzione che è lenta, ma c'è già in atto. Dal mio punto di vista abbiamo già vinto. In alcuni momenti i toni forti possono essere utili, in altri momenti storici invece la gente può sentirsi spaventata e non capire il messaggio. Capite che non è una cosa che in 5 minuti si può risolvere. Renzi ancora lebedino? Renzi ancora lebedino? Stavo che improvati. Allora, l'ultima cosa, Renzi ancora lebedino o il presidente del Consiglio che ha vinto le elezioni? Questo può dircelo. Aspetta, vediamo se mi aprono, perché sennò mi chiudate qua fino a domani, mi fate dire qualsiasi cosa. Allargatevi ragazzi. Allargatevi.
chiuso. Vai avanti. No, tanto è scuro. Attenzione, Grillo, una battuta. Fanno cambiamenti, Grillo. Ma non c'è un gruppo ristretto, niente, ci sono delle persone che si incontrano, adesso andiamo alla camera, siamo tutti quanti sempre insieme. Ma avete parlato di televisione? Tutti sanno tutto. Avete parlato di TV? Tutti sanno tutto. Sì, però abbiamo parlato, comunicazione televisiva, no? Interessi nostri. Sì, ma sarete voi ad andare adesso in televisione? Peppe, qualche secondo. Dovete tornare indietro perché dobbiamo chiudere il cancello. Dovevamo uscire. Dovete tornare indietro perché dobbiamo chiudere il cancello. Possiamo la battuta? Possiamo. No. Lascerà il movimento? Cambiamenti nella guida del partito. Ci sarà qualcosa. Noi abbiamo 17 europarlamentari al Parlamento europeo, quindi è una macchina da guerra. Siamo molto soddisfatti. E vorrei cercare il mio ospite. Il risultato è un po' al di sotto delle vostre attese, no? Niente da rimproverarmi. Un'autocritica, qualcosa. L'ha fatta, credo, Grillo sul blog, quindi noi ci atteniamo. Vabbè, lui ha detto andremo avanti. Ma cambierete qualcosa? Mi fate passare la persona che era con me, sarebbe una cosa gentile. Sì, no, facciamolo passare. Dopo ci dice. Risponde? Ho già risposto prima. Non c'è risposto. Lui pensa che sia stato un errore. Sbagliata la campagna elettorale? Si vince o si perde? Ma il motivo c'è sempre, magari anche più di. Lo stanno analizzando, per cui non credo di dover essere io a dirlo. Secondo lei Berlinguer ha portato sfortuna, secondo lei? Berlinguer. Non scomodiamo l'anima di morte. Casaleggio, buongiorno. Servizio pubblico. Le ho solo portato le 20 domande che girano sulla rete. Non si può entrare, scusi. Risponderà a queste 20 domande che girano sulla rete o ci devo rinunciare? Ha detto ordine di non fare salire nemmeno nessuno. Addirittura. Sì, buongiorno, sono Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico. Avrei delle domande per Casaleggio sulle primarie dei parlamentari che, se non vuole rispondere, vorrei solo consegnargliele sulla trasparenza. E i fondi dei gruppi parlamentari, milioni di euro alla Casaleggio. E se non vuole rispondere, vorrei solo poterglieli consegnare. Possibile? Guardi, in questo istante veniva, però comunque non lascia interesse, non vuole sentire questo contatto. Se vuole lasciare qualcosa, lo può lasciare tranquillamente in portineria. Scusi, signor Antonio, possiamo? Dalla Casaleggio ci hanno detto che possiamo lasciare solo a lei delle cose, quindi le lascerei le 20 domande a cui Casaleggio purtroppo non risponde. E soprattutto quale sarà questa struttura di comunicazione che gestirà i soldi del gruppo parlamentare. Quindi almeno lei gliele consegni, che magari non le ha viste. Va bene. Io ce le do. Va bene. Lasciate stare Casaleggio, fate con la vostra testa, d'accordo. Il popolo vuole assolutamente mandare via la carta. Vi dicevamo che già ci siamo divisi noi in queste commissioni permanenti, agli esteri io sto lavorando a queste tematiche. Il programma è assolutamente... Fate con la vostra testa, voi l'avete fatto nascere.